Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, che conduce la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Abbiamo qui fuori anche Francesco che sta sistemando un po' di cosette e, scusate, sì, appena Francesco arriverà sistemeremo i microfoni, comunque non abbiate nessun problema. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Bene, andiamo avanti oggi col mobbing, finiamo il mobbing, tutto sommato non abbiamo neanche molte cose ancora da dire, sono le ultime cose della strategia dell'agguato e poi cominceremo la prossima trasmissione a parlare di altre cose. Io ho due lavori abbastanza avanzati, cioè non tanto, comunque che potrei far trasmissioni. Uno di questi è l'analisi della teogonia di Esiodo e l'altro è le colonne del cielo, cioè le colonne del crocciolo dello stregone come dei e la loro rappresentazione divina, che è un passo ulteriore del crocciolo dello stregone. Solo che sono abbastanza avanti, ma non abbastanza per garantirmi un ciclo di trasmissioni continuativo, nel senso che se una settimana o due settimane salto di scrivere non sono più in grado di prendere le trasmissioni. E questo particolarmente per quanto riguarda la teogonia. E allora mi prenderò un po' di tempo facendovi un altro pezzo, facendovi Gesù di Nazare il torturatore, cioè quei pezzi dei Vangeli ufficiali attraverso i quali Gesù di Nazare ordina di torturare o comunque consente la tortura o fa della tortura emanazione del volere di Dio o comunque ad imitazione degli insegnamenti del Cristo. E come questa sia stata fissata nei comportamenti sociali 1600 anni proprio attraverso gli insegnamenti di questo pazzo, insomma. Per cui penso che farò Gesù di Nazareth il torturatore la prossima volta, che mi va a coprire quelle 6 o 7 trasmissioni che mi consentono di portare avanti i discorsi sulla teogonia e i discorsi sulle colonne del cielo abbastanza avanti da poter cominciare delle trasmissioni regolari sia sulle colonne del cielo, cioè la quarta parte del crocciolo dello stregone, e la teogonia. Vabbè, comunque in ogni caso posso sempre cambiare idea, nel senso che vedo un po' di lavorarci un po' sopra. Francesco, ve l'ho detto, è fuori. Vi ricordo che in questo periodo si firma il 740, vi invitiamo tutti a firmare per lo Stato anziché per la Chiesa Cattolica, cioè non date soldi alla Chiesa Cattolica, non alimentate l'orrore, non alimentate la fame, non alimentate la miseria. Vi ricordo che qui a Padova ci sono i Giuseppini del Murialdo. I Giuseppini del Murialdo sono fra i responsabili dei massacri della Sierra Leone, sono personaggi che hanno distrutto il sistema sociale della Sierra Leone, distruggendole aiutando a distruggere le relazioni fra gli esseri umani e il loro mondo circostante, sicché adesso i banditi possono fare quello che vogliono, e banditi addestrati da loro, cioè che hanno imparato da loro ad essere d'immagine e somiglianza del Dio padrone, non che prima 600-700 anni fa non si scannassero lo stesso. Però anziché continuare la loro strada evolutiva, la strada di costruzione di se stessi, i Giuseppini del Murialdo hanno contribuito al massacro della Sierra Leone. È chiaro questo? Dare da mangiare agli affamati significa mantenere la fame, perpetuare la fame. Non significa eliminare le cause che producono la fame o la miseria. È chiaro? Vabbè. Spero. Firmate per lo Stato. Lo Stato, male che li usa comunque sempre meglio che non i cattolici. Almeno uno Stato può cambiare di regime, può andare su un partito, andare su un altro, dare una direzione, magari gli danno lo stesso alla Chiesa Cattolica, ma voi vi chiamate fuori. Per cui mi raccomando, firmate per lo Stato. Boh, detto questo, riprendiamo la trasmissione. La trasmissione di oggi riguarda l'ultimissima parte del mobbing. Mobbing, l'arte per distruggere una persona, l'arte della diffamazione, l'arte dell'insulto, l'arte del denigrare e del costringere a cedere psicologicamente e distruggere una persona sui luoghi di lavoro, che altro non è che un riflesso di quello che avviene spesso sui luoghi sociali.
cioè spesso nella società vengono costruite queste trappole, vengono costruite queste diffamazioni, vengono costruite questo modo per distruggere una persona che rompe le scatole. Bene, abbiamo visto l'arte dell'agguato, abbiamo portato avanti tutte le trasmissioni fino adesso, è inutile che vi ricapitoli fin dall'inizio. Concludiamo questo e siamo arrivati al capitolo undicesimo, cioè all'undicesima parte dell'azione della tigre. Vi ricordo la tigre come esempio della costruzione dell'agguato. Primo, la tigre conosce se stessa e le sue possibilità. La tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. 3. La tigre ha l'intento di ciò che fa. 4. L'intento della tigre è il suo bisogno, l'intento è interno alla tigre. 5. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. 6. La tigre osserva l'oggetto. 7. La tigre nasconde se stessa il suo obiettivo. 8. La tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. 9. La tigre si sottrae quando l'oggetto lo individua. 10. La tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. E oggi faremo l'11. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione alimenta l'intento della sua trasformazione. Distruggere l'oggetto che opprime, questo è il desiderio di ogni persona costretta a subire azioni mobbing sul posto di lavoro o all'interno del sistema sociale in cui vive. Il desiderio è l'ua, la maledizione che come una lancia o un flagello annienta quanto opprime. Distruggere chi attua il mobbing, meravigliare l'incredulo, dimostrare a chi pratica il mobbing che si era sbagliato, sono i desideri di chi subisce azioni mobbing e che, incapace di costruire azioni per disarticolarlo, è giunto ad imprecare o a piegarsi. Vivere strategicamente permette all'individuo di astrarsi dall'operazione mobbing ponendo il suo intento al di fuori di quanto sta subendo, impedendo a chi lo sta cerchiando di sottomettere il suo intento in quanto egli è fuori da quella condizione. Il lavoro che sto facendo è un mezzo attraverso il quale vivere, non è il fine della mia vita. Come mezzo io mi approprio della capacità di lavorare, ma posso cambiare lavoro e lasciarvi nella merda. Voi pensate che io non possa vivere senza questo lavoro, ma io mi sto organizzando per non essere dipendente da questo lavoro e da questa mansione. Spostando al di fuori della contingenza quotidiana l'intento attraverso il quale costruire la vita, l'individuo scatena un attacco attraverso il quale annulla l'azione di mobbing nei suoi confronti. Un attacco che non distrugge immediatamente le persone che hanno organizzato l'azione di mobbing nei suoi confronti, ma ne annulla gli effetti dell'azione in quanto mentre costoro agivano nei suoi confronti accerchiandolo attraverso l'azione mobbing, egli si concentrava su un obiettivo che uscendo dal loro pensato gli permetteva di salvare se stesso sottraendosi all'accerchiamento. Si può affermare che l'individuo sia fuggito, in realtà non solo non è fuggito, ma ha costruito nella situazione lavorativa che ha lasciato una serie di contraddizioni irrisolte con le quali dovrà vedersela chi ha costruito l'azione mobbing e, dietro quell'azione, nascondeva le proprie incapacità, le proprie furbizie, la propria vigliaccheria nell'affrontare e risolvere i problemi lavorativi. Non solo questo individuo ha saputo riconoscere una situazione che si stava costruendo sul posto di lavoro, ma ha saputo compattarsi e costruire una situazione strategica per sottrarsi alla sconfitta che l'operazione di mobbing imponeva. Attraverso la trasformazione l'individuo ha individuato i punti deboli dell'azione mobbing, messa in essere nei suoi confronti. Ha agito costruendo un piano strategico, vanificando i tentativi di chi costruiva il mobbing di imporsi. Facendo cosa ne ha vanificato i tentativi? 2 sono i soggetti che lui poteva contrattaccare per impedire l'azione mobbing di raggiungere il fine che si prefiggeva. 1. Gli individui che partecipavano all'azione. 2. I motivi alla base dell'azione di mobbing. Oltre a questi 2 ne esiste un 3 ed è la qualità del soggetto che per le sue caratteristiche si prestava ad essere soggetto di azioni mobbing. Il soggetto che subisce mobbing deve modificarsi. La sua modificazione viene ottenuta soltanto mettendo in essere delle operazioni strategiche
delle resistenze contro l'azione di mobbing, operazioni strategiche e resistenze che possono consistere anche soltanto riconoscendo l'esistenza dell'operazione mobbing e rispondendo impavidi, chiamando per nome e cognome gli autori della diffamazione. Autori della diffamazione che ricorrevano all'invocazione del rispetto nei loro confronti e che riterranno mancanza di rispetto il fatto che il soggetto che subisce azione mobbing chiami le loro azioni per ciò che sono. In questo caso gioca il fattore tempo. Il fattore tempo porta novità, aggiunge fattori, manifesta esigenze diverse che, sfruttate da chi subisce azioni di mobbing, gli consentono di uscire dall'accerchiamento. Per quanto riguarda gli individui che organizzano azioni di mobbing, ricordiamo che sono esseri umani. Nei loro confronti ci si rapporta attraverso la spietatezza, ve l'ho spiegato il concetto, la spietatezza deriva dal disprezzo per chi distrugge la vita. Chi costruisce mobbing è forte quando è in gruppo, o quando costruisce con altri accerchiamento. Quando è da solo è incapace di continuare l'azione qualora questa è stata scoperta. Chi conosce il lavoro e sta subendo mobbing, troncando l'informazione lo costringe a supplicarlo o a diventare ossequioso. In quel momento chi subisce mobbing deve ottenere quell'atteggiamento in presenza di altre persone che stanno agendo per costruire mobbing. In altre parole, deve riuscire a dimostrare lo svantaggio economico di un'operazione di mobbing. In termini più comuni si chiama sputtanare. Se chi subisce mobbing riesce a fare questo, deve sapere che loro hanno rinunciato a portare avanti un'operazione mobbing, ma non può averli come alleati, al massimo possono diventare persone neutrali. In ogni caso l'individuo si libera dall'oppressione mobbing e può progettare strategicamente la propria vita in modo che nessun'altra operazione mobbing venga costruita. Questa situazione è stata tamponata, almeno per ora. Ora posso guardare avanti. Le motivazioni che producono l'azione mobbing debbono essere oggetto di attenzione, analisi e comprensione, ma difficilmente rientreranno nei progetti strategici per l'uscita dal mobbing da parte di una persona sottoposta a mobbing. Le motivazioni sono varie, apparenti, contingenti, razionali, ma tutti questi ordini obbediscono a motivazioni emozionali. Quando ci sono contrapposizioni fra individui di ordine emozionale, ci può essere solo tregua, distacco o non belligeranza, mai unità o comprensione. Le motivazioni emozionali sono la vera base sulla quale si organizzano le operazioni mobbing. Queste motivazioni non vengono mai esposte in quanto tali, perché sconosciute e incomprensibili per le stesse persone che le esprimono, anche se possono essere riconosciute dallo spettatore capace di chiamare le cose col loro vero nome. Le motivazioni emozionali vengono sempre seppellite sotto uno spesso strato di motivazioni razionali, ovvie, razionali anche se più o meno obbedienti alla morale comunemente riconosciuta. Queste motivazioni sono quelle con le quali chi subisce mobbing deve misurarsi. Misurarsi con quelle significa essere sconfitti. Riconoscere e misurarsi con le motivazioni emozionali significa distruggere chi le esprime o essere comunque sconfitti. Se la persona che subisce mobbing riesce ad individuare l'intento nella ragione che il mobbing si proponeva di raggiungere e su quell'obiettivo costruisce la strategia di difesa e di attacco, allora le probabilità di successo sono maggiori. Il mobbing coalizza più persone per un obiettivo che, proprio perché è composto da più persone, deve essere riconosciuto come catalizzatore delle intenzioni di più persone. Individuando l'obiettivo e riuscendo a costruire la strategia per disarticolarne il raggiungimento, anche la struttura che si è compattata costruendo la base di mobbing viene disarticolata. In questo caso, alcune persone che partecipavano all'azione di mobbing potrebbero diventare degli alleati in quanto si erano aggregati all'azione di mobbing soltanto rispondendo a intenzioni razionali e non ad intenzioni emozionali. L'uscita da una situazione di mobbing implica sempre la trasformazione dell'individuo che la subisce. Questo vale sempre, sia nel microcosmo del mondo del lavoro, sia nel macrocosmo del sistema sociale in cui viviamo. Le due cose sono uguali.
il mobbing veniva usato dai preti per controllare le persone nelle proprie parrocchie, sputtanandole, additandole come peccatrici quando non facevano quello che loro volevano. Il mobbing è una tecnica derivata dai Vangeli ufficiali e fatta proprio dai cattolici, applicata in ogni ambito della vita sociale al fine di assicurarsi il controllo degli individui e reprimere i diversi e coloro che chiedevano giustizia. Trasformare se stessi per affrontare il mondo che ci circonda, in ultima analisi, è l'unica possibilità che si ha per far fronte ad azioni di distruzione che da quel mondo si dirigono nei nostri confronti. Le persone percettive, le persone sensibili, le persone nella quale il fuoco della conoscenza e della consapevolezza arde dentro di loro, sono le persone che maggiormente sono oggetto di attacchi di mobbing. Gli altri le temono. Temono il vuoto della loro impotenza davanti alla vita. Devono ridurle alla loro dimensione o umiliarle al punto tale da soddisfare il loro essere vuoti con atteggiamenti di superiorità, di possesso. Da qui l'imperativo di armare la propria sensibilità. Ripeto ancora a chi è in ascolto, armare la propria sensibilità. Ricordate questo concetto, provate un attimino a ripetere, specialmente per le persone sensibili, specialmente quelle persone che sono facilmente toccabili nell'intimo da scene tipo, non so, i morti di fame, scene di miseria, scene di cataclisma, e che si sentono trasportate emotivamente come se dovessero aiutare quelli. Sappiano che là devono mettere un out, perché devono armare la loro sensibilità per volgerla non all'apparenza, alla rappresentazione delle cose, ma al motore che genera quelle cose. Il motore che genera quelle cose è l'obiettivo che la propria sensibilità deve affrontare, non l'apparenza. L'apparenza gioca a nascondere quello che è la ragione per cui le cose si producono. Per cui produrre la miseria in un paese, produrre la distruzione, produrre la fame, produrre la pederastia, è vero, uno che assiste a queste cose si sente una persona sensibile, si sente voltare lo stomaco, eppure invece deve armare la propria sensibilità, perché non a quelle rappresentazioni deve volgere il proprio sguardo, ma ai motori che portano a quelle rappresentazioni. Se c'è allarme a pederastia, è inutile dire do la caccia al pederasta. Bisogna rimuovere quelli che sono gli elementi all'interno del sistema sociale che producono quei comportamenti. E produrre quei comportamenti c'è una sola cosa, ed è la famiglia del ruolo. La famiglia del padrone, della moglie serva e dei figli che devono obbedire, con tutte quante le valenze che poi si possono costruire, i rapporti di forza che possono divenire al loro interno. Questo è il motore della pederastia, è il possesso e la sottomissione che è il motore della pederastia sociale. Chiaramente a quel motore che è il motore della pederastia sociale esistono risposte diverse degli individui, però quello è il motore che va rimosso. Fin tanto che i ragazzini vengono mandati in parrocchia, la pederastia sarà una costante in un sistema sociale. E dopodiché uno sarà indignato, andrà a fare il linciaggio per il pederasta trovato, sarà incazzato per questo, per quello, per quest'altro. Ma il vero motore che crea la pederastia è il senso di possesso, cioè le persone come possesso, le persone per fare quello che si vuole. E questo viene costruito nelle parrocchie e viene costruito dal cattolicesimo. Pertanto, finché questo non viene rimosso, è inutile che gente si indigni per la pederastia. La pederastia è il prodotto del cattolicesimo. Finché il cattolicesimo diventerà considerato padrone degli individui e oggetto di fare degli individui quello che vogliono, la pederastia si riprodurrà. Per cui sono solo menate dar la caccia al pederasta. Sì, la polizia deve fare questo, cioè chiaramente se c'è un reato in corso deve essere represso il reato. Però se noi facciamo un discorso filosofico, se facciamo un discorso sociale, non possiamo usare la nostra sensibilità rispetto a quello che è la rappresentazione della miseria, ma dobbiamo usare la nostra sensibilità rispetto a quegli oggetti che producono la miseria, che producono la devastazione sociale, che producono il problema. Dopodiché, se noi stiamo vivendo il problema, chiaramente ci avventiamo con tutta la nostra forza per fare in modo che quel problema non ci travolga. Se qualcuno ha dei problemi di pederastia, chiaramente combatterà per questo, chiamerà la polizia, farà processi. Se qualcuno ha problemi di miseria, altre cose, cercherà di uscirne con tutti i mezzi che ha. Questo è indubbio, ma se noi parliamo da esterni, se noi parliamo con persone che non stanno vivendo in prima persona il problema, è inutile che noi
ci mettiamo a pensare a quello se pederasta è stato... No, noi dobbiamo pensare a quello che è il motore che costruisce questo, a quello che è ciò che genera questi tipi di comportamenti. Questo è un discorso sociale, questo è un discorso, un comportamento civile, e per far questo è necessario armare la propria sensibilità affinché non venga afferrata dall'apparenza o dalla rappresentazione, ma venga invece usata per affrontare ciò che produce le cose. E qua occorre armare la propria sensibilità. E andiamo avanti. L'individuo sensibile deve coltivare la propria percezione del mondo, raccogliendo gli scudi per proteggersi e le armi per combattere lungo la via della propria esistenza e della costruzione di se stesso. L'individuo sensibile non si può permettere di regalare al sistema sociale la propria sensibilità. Questo non saprebbe apprezzarla, ma agirebbe su di essa per stuprare l'individuo che la rappresenta. Così chi potrebbe rappresentare un patrimonio per il mondo, cioè il persona sensibile è un patrimonio per il mondo, diventa oggetto di scherno per il mondo, dove i cristiani impongono la sottomissione per il piacere di sottomettere. Possiamo dunque concludere questa escursione sul mobbing col titolo di questo capitolo dell'arte dell'agguato: la tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e, rilassando la sua tensione, alimenta l'intento della sua trasformazione. E questo è le tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Finito la stesura di scrivere l'8 dicembre 1999. Quello che io voglio dirvi con tutto questo trattato è che la vita è un'opportunità per costruirsi, e anche il mobbing, anche le situazioni critiche, anche i casini che si hanno nella vita sono delle occasioni che dobbiamo saper cogliere per volgere a nostro favore. Le cose non ci vanno sempre bene, spesso qualcuno ci bastona, spesso qualcuno ci fa scarpe, spesso siamo costretti a stringere i denti e i pugni. Ma se noi abbiamo armato noi stessi, se noi abbiamo vissuto costruendoci noi stessi, chiamando le cose col loro vero nome, togliendoci dal centro del mondo, usando la meditazione, la contemplazione, alimentando la nostra attenzione, conoscendo il nostro intento, se noi abbiamo fatto tutto questo, davanti ai problemi, davanti ai casini, siamo armati. Se noi abbiamo la conoscenza dell'arte dell'agguato, per quanto poco davanti a un problema siamo in grado di tentare qualcosa, e tentare qualcosa anche se non va a modificare o a rimuovere quello che è il problema che noi in quel momento stiamo subendo, va a trasformare noi stessi rispetto al problema, cioè ci mette in una posizione di dire: ma cosa devo fare io per risolvere questo problema? Quali sono il mio armamento? Qual è il mio bagaglio? Con quali possibilità posso affrontare questo problema? Anziché vivere la disperazione del problema che travolge la persona, mettersi in ginocchio aspettando Godot, aspettando l'altro che arriva sulle nuvole, aspettando Baffone, si cerca di fare qualcosa, di fare il possibile per rimuovere quello che ci sta opprimendo, o comunque per volgere quella situazione a nostro favore in termini di conoscenza, in termini di consapevolezza e in termini di potere. Questo è il senso del crogiolo dello stregone, le tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Noi dobbiamo sapere che tutta la vita è arte di costruzione. Noi abbiamo solo questa possibilità, non abbiamo altre possibilità. Questa è l'unica possibilità che noi abbiamo. Se riusciamo a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, va bene. Se non ci riusciamo, sono affari nostri, cioè la nostra distruzione appartiene solo a noi. Cos'è il guaio veramente grosso? È che durante la nostra vita, durante la nostra esistenza, noi facciamo tutta una serie di scelte, e quelle scelte che facciamo non vanno soltanto a incidere sul nostro bagaglio energetico, ma vanno a incidere sull'intera struttura sociale nella quale noi viviamo. Scegliere o non scegliere, votare o non votare, partecipare o non partecipare, incazzarsi o non incazzarsi, indignarsi o chiedere giustizia, saper usare gli strumenti o non saper usare gli strumenti, sono tutte scelte che noi facciamo, anche la non scelta è una scelta, e vanno ad incidere sulla complessività del sistema sociale che noi viviamo. Non è che se io faccio una scelta, la scelta è mia. No, la scelta che io faccio, la non scelta che faccio, di fatto va ad allinearsi ad altre scelte, ad altre non scelte.
se la maggioranza si mette in ginocchio, tutti si mettono in ginocchio, abbiamo una società in ginocchio. Se qualcuno si toglie dalla posizione in ginocchio, abbiamo qualcuno che si è tolto dalla posizione in ginocchio, e alla posizione in ginocchio si costruisce un'opposizione. Cioè si costruiscono delle ragioni, delle motivazioni, un pensiero, dei concetti, dei ragionamenti per cui uno non deve mettersi in ginocchio. E via via questo processo va a valanga e costruisce un dibattito sociale, cioè una serie di contraddizioni per la quale il sistema sociale potrà scegliere se mettersi in ginocchio o non mettersi in ginocchio, se gli è più conveniente questo o se gli è più conveniente quello. Ma per farlo deve avere al suo interno le alternative per fare questo. Se le persone accettano tutte di mettersi in ginocchio, non c'è più alternativa, esiste solo il fatto di mettersi in ginocchio. Quando lo farà una o due o tre persone saranno bastonate dalla collettività perché non accettano di mettersi in ginocchio. Se invece cominceranno a farlo 10, 20, 30, 40, saranno comunque, tenteranno di bastonarle, ma ci penseranno un po' di più. Quando lo farà 10.000, 100.000, 20.000, allora a quel punto bisognerà fare degli accordi, bisognerà trovare delle soluzioni e così via. Cioè, esistono la presa di coscienza, la presa di consapevolezza di se stessi, porta in essere tutta una serie di strategie il cui scopo è quello di costruire l'individuo. Se noi rinunciamo a questo, rinunciamo di fatto alla costruzione delle persone, alla costruzione del sistema sociale. Boh, detto questo, e abbiamo concluso il mobbing. Naturalmente abbiamo cominciato il mobbing, vediamo un attimino quando abbiamo cominciato a leggere sto pezzo qua del mobbing. Il 24 marzo, giovedì 24 marzo, e l'abbiamo finito oggi che è giovedì 11 maggio 2000. Bene, vediamo un attimino un'altra cosettina ancora. Raga, questa sera non farò Tommaso Didimo, un altro rimando di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, e invece farò un pezzo stasera che ho scritto appositamente per la main list, per il dibattito in main list. Praticamente in mail list un amico che scrive, lui è reincarnazionista, cioè lui crede nella reincarnazione. A me che la gente crede o non crede nella reincarnazione non è che più di tanto mi freghi qualcosa, e mi frega qualcosa quando il concetto della reincarnazione viene fatto passare come un concetto pagano, cioè quando il paganesimo viene riferito a un concetto di reincarnazione. Perché la faccenda mi fa incazzare? Perché la reincarnazione, come il giudizio di Dio, come la fine del mondo, come tutta una serie di cose, la rinascita, cioè la rinascita un po' meno, è un altro discorso, comunque sono tutti elementi di aspettativa. Cioè, comunque io sono creato d'immagine di un Dio padrone, comunque il mio destino è già segnato, comunque alla morte del corpo fisico ho un continuato, cioè continuo in qualche modo, continuo in paradiso, o mi reincarno, cioè, comunque continuo, non ha importanza, ho sprecato la vita, sono stato un testa da caso, ho assaperato tutte le occasioni, non mi sono costruito, non ho vissuto con passione, non è importante, muoio e comunque continuerò, avrò un'altra opportunità, mi reincarno, oppure avrò l'inferno, il paradiso, del Dio che decide, che avrò il nirvana. Cioè, sono tutti quegli elementi che vanno a distruggere la capacità e l'importanza dell'essere umano di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. E quello che è il dibattito in questo momento all'interno del paganesimo è che invece questa vita è l'unico, noi siamo il prodotto dell'essere natura, cioè noi siamo uno dei tanti animali che esiste nell'essere natura, è una delle tante opportunità che ha l'energia vitale di trasformarsi da inconsapevole a consapevole attraverso un processo di trasformazioni. Ora, esistono in percezione alterata delle visioni che portano anche magari a pensare a tipo reincarnazioni o robe di sto genere, ma sono praticamente delle visioni di percezione alterata che vengono tradotte dal punto di vista della concezione culturale del soggetto. Cioè il soggetto ha delle visioni in percezione alterata, non sa che cosa siano, deve dare una spiegazione alla propria ragione, e allora
elabora rispetto a delle condizioni culturali che lui ha. Dal momento che lui si ritiene creato d'immagine del Dio padrone, ritiene la sua vita fisica in quanto essere umano il livello più alto raggiunto dalla natura, fa molto ridere, ma purtroppo il monoteismo ha portato a farci credere questo, così ce l'ha messa in culo. Praticamente ritiene che le trasformazioni di stadi diversi della energia vitale non siano altro che delle reincarnazioni, perché è creato d'immagine di Dio padrone, vuoi che sia qualcosa di meno della creazione di un Dio padrone. Questo qua per dire che bisogna rimuovere questa concezione, cioè è importantissimo rimuovere questa concezione, e anche se questa concezione stava già per essere rimossa, in realtà lo scontro era vivacissimo, specialmente con gli epicurei, cioè i filosofi del giardino, i cosiddetti materialisti antichi, Epicuro, ma anche altri a Roma. Fu completamente sconfitta sia per l'avvento del cristianesimo, che riassunse in sé, a parte il pazzo di Nazareth, ma riassunse in sé tutta una serie di posizioni stoiche da Seneca ad altri, più riassunse in sé tutto quel puttanaio che stava nei bassifondi romani, cioè praticamente nel non paganesimo, quello che era la superstizione in generale. Naturalmente poi è arrivato anche dall'Asia un altro bel pacchetto di puttanaio. Il puttanaio si è elaborato questa dottrina di sottomissione che è diventata il cristianesimo, che ha preso il sopravvento, e gli epicurei sono andati distrutti. Adesso qualcosa si sta rintracciando, si sta ritrovando, però sta di fatto che la lotta contro la reincarnazione, la lotta contro il finalismo, perché in fondo è anche Platone e Socrate che costruiscono le dottrine finaliste, anche se nei dialoghi ci sono anche altre posizioni, contro il determinismo, e io uso molto il termine determinazione come estensione del determinismo, è una lotta che va avanti, cioè una lotta che va avanti da alcune migliaia di anni. Riconoscere che questa è la nostra opportunità significa che noi in ogni istante della nostra esistenza dobbiamo usare il nostro intento, dobbiamo usare la nostra forza per riuscire a costruire tutto questo. Allora, questa sera, proprio prendendo spunto dalle mail di Pietro, vi leggerò questo trattatello che ho fatto contro la reincarnazione. Oltretutto, ieri ho lavorato altre 5 ore per fare un'altra risposta a Piero, e dopodiché mi cancello da mind list e mi cavo fuori, perché non è più possibile andare avanti. Adesso c'è Francesco, lo sto dicendo a lui che è davanti, perché è una cosa allucinante. Sembra che però dal punto di vista del gradimento ci siano molti, quindi questo tramite appunto la rete di scritti, sono le parecchie Ah sì? La polemica che c'è sulla reincarnazione non è delle persone negative, quando c'è gente che non partecipa, ma gente che... Sì, no, ma infatti l'impegno è dovuto al fatto della massa di iscritti che c'è, perché è ovvio che non puoi lasciare che un'ipotesi così vada avanti senza essere contraddetta, insomma. Scusa Francesco, vai, c'avevo i microfoni accesi. Vai, prova a parlare adesso. Sì, il microfono era chiuso. Sì, purtroppo. Riprendo adesso il discorso. Infatti, appunto, sentivo il tuo intervento sul discorso della reincarnazione, ma difatti il discorso della reincarnazione è molto dibattuto sulla nostra mailing list paganesimo. E logicamente è un discorso che è molto interessante. I partecipanti non sono moltissimi, però sono moltissimi quelli che stanno a osservare e che leggono le cose, perché infatti io ho visto tramite appunto le statistiche che vengono inviate all'istituto sull'attività della mailing list, che ci sono continue nuove iscrizioni, moltissima gente che ama leggere, seguire il dibattito, non partecipa al dibattito, però appunto la cosa è interessante, anche perché io ho notato che rispetto ad altre mailing list che esistono, in cui il dibattito è praticamente inesistente o ci sono tematiche superficiali o inutili,
insomma, anche il tipo di interventi è consistente, cioè nel senso che non sono interventi delle due battute, delle due righe, io delle due parole. Io ieri ho lavorato 5 ore più 2 ore per cercare i dati, perché vabbè, darmi del bugiardo, insomma, se mi fa girare un po' le palle. Cioè, se me li danno i cattolici per radio, vabbè, dice Lori. Ma se me lo dà un altro che si finisce pagando, mi fa girare. Allora, 2 ore per cercare i dati. 5 ore per buttare giù il pezzo e riuscire a far capire la differenza che c'è fra la doxa e la aletheia. Cioè, doxa è l'opinione, sì, e aletheia è la verità, o ciò che viene svelato, che dopo per stile la verità, ma comunque adesso non fatemi le pulci più di tanto. Bene, ho messo 5 ore per scrivere sta roba, capisci? Quando io perdo 7 ore di lavoro per rispondere a una lettera, vabbè, dopo magari lo migliorerò, troverò anche qui in radio, richiederò come una trasmissione di radio, però è abbastanza pesante, insomma, come sì, lavoro. Sì, no, ma difatti, sai, purtroppo, no, siccome la mailing list non è indirizzata, i partecipanti che vogliono scrivere scrivono, il dibattito è aperto a tutti. Si può anche al limite liquidare la cosa con cose più semplici. Claudio preferisce dare sempre una risposta molto articolata, molto concreta, elaborata. Io lavoro! Cioè, non so. No, in effetti esistono persone che hanno delle opinioni, no? Hanno moltissime opinioni, solo che dal mio punto di vista l'opinione, per quanto può essere importante, non è sufficientemente elaborata. Cioè, quello che io ho tentato anche ieri di spiegare in main list è che tutte le opinioni fanno parte del paganesimo, perché ogni pagano ha diritto di avere tutte le sue opinioni. Quando è che le cose cominciano invece a creare scontro? Quando l'opinione viene motivata, viene diffusa e viene fatta passare per una aletheia, cioè per una verità, no? Cioè, se io ho un'opinione e qui in radio dico tutte le mie opinioni, do tutte le mie motivazioni, cioè, chiaramente le mie opinioni è difficile che voi me le contestiate perché appartengono a me, però le motivazioni che io do per giustificare le mie opinioni, là sì che potete attaccarle. Perché? Perché potete dire questa motivazione è valida, st'altra fa schifo, st'altra si è inventata, st'altra non esiste, st'altra è reale. Allora, quando la doxa, l'opinione, che ogni opinione può far parte del paganesimo, le motivazioni che si danno per giustificare un'opinione invece possono essere attaccate, possono essere anche distrutte, demolite, anzi devono essere demolite. Perché? Perché una doxa si trasforma in aletheia, cioè si trasforma, un'opinione si trasforma in verità, deve essere tale da far fronte a tutte le demolizioni possibili e immaginabili. Allora, se non si capisce questo, è chiaro che i pagani faranno sempre fatica. Cioè, se non capiamo che se uno ha un'opinione e quell'opinione la manifesta, significa che vuole trovare degli accordi sulla sua opinione. Sì. Nella misura in cui quell'opinione viene giustificata, deve essere attaccata. Soltanto attaccando quelle giustificazioni, quell'opinione può avere validità o meno. Dopodiché appartiene all'individuo, nessuno gliela toglie, sì, chiaramente, le convinzioni. No, ma al di là di questo discorso che appunto sul concetto di opinione, appunto quello di verità o di cosa che viene affermata o che viene realizzata, quello che è importante è che esista uno strumento adesso che permette il dibattito, cioè infatti la lista di discussione che c'è su internet, a questo scopo, anche perché, come vedi, cioè partecipa gente anche da altri continenti. Sì. Nel senso che, sì, sì, in effetti è vero, partecipano gente da altri continenti. Cioè, e questo appunto permette, capito, anche di creare una specie di agorà telematica, che è la cosa fondamentale, in cui si possono dibattere le cose. Sì, cioè, no, ma mi è arrivata... Anche perché ti tieni conto che, cioè, che esiste gente, ad esempio, cioè, io so che esiste gente così, perché la conosco, mi ha detto, cioè, c'è gente che, ad esempio, in tutta Italia, ad esempio, è registrata. Questa gente che non segue la trasmissione non avrebbe tante volte neanche la possibilità, scusa, di parlare di questo argomento. Io ho ricevuto una mail dagli Stati Uniti, America Online, una che si chiamava Sexy Witch Lady, cioè la signorina strega sensuale, no, per cui fa un po' te, insomma, cioè, cercava i siti per andare a leggersi, insomma, fa un po' ridere così, però in realtà non è che faccia ridere, perché è una strega americana, non è solo che gli piace questa stregoneria sessuale. Sì, no, ma non rendi conto che, ma tanto per dire, cioè, l'esempio, i contatti con i pagani sono fondamentali, perché io ho trovato, pensa, in Alaska, non è che sia una grande clima mediterraneo, che esiste un piccolo gruppo di gente che vive in Alaska che si rifà al paganesimo dell'antica Grecia.
cioè nel senso bellissimo, cioè, rendi conto, cioè, proprio, ed è un gruppo proprio definito proprio, cioè la Rossiga è il gruppo alascano dell'Alaska, seguace dell'Elade, cioè proprio rendi conto, cioè, nel senso che uno che vive in, dal punto di vista geografico in un posto del genere, che hanno sviluppato un amore incredibile per cosa, per quello che la Grecia ha rappresentato dal punto di vista religioso, cioè. Gli manderemo la agonia di esilio così impareranno che l'italiano. Sì, no, ma puoi pensare, cioè, una cosa che può sembrare incredibile, eppure esistono queste realtà. E una mailing list, ad esempio, nel caso dell'Italia, la nostra, tra l'altro, la nostra è unica mailing list che esiste a livello italiano, con la libertà che esiste e con le tematiche, e poi soprattutto lo spessore, perché io sono iscritto anche ad altre mailing list italiane che hanno delle attinenze, delle affinità con i nostri argomenti, e noto la differenza e la qualità del dibattito e del materiale che circola. E infatti ti dico, le iscrizioni nostre sono continuamente, la nostra mailing list sono in aumento proprio per questo motivo, proprio per la qualità del dibattito, ma anche perché è il primo tentativo in cui tutti i pagani possono partecipare a un dibattito, cioè nel senso che uno può anche assistere, ma in qualsiasi momento lui può intervenire e tu a livello mondiale hai la possibilità di dibattere. Questo è fondamentale, capito, una mailing list. Metteremo su una chat line così le cose sono più immediate. No, per piacere, no. No, cioè no, perché a un certo punto in effetti puoi scrivere per 5 ore, no? Cioè, sì. Adesso non so quante migliaia di caratteri ho buttato giù perché non ho idea. Poi sono anche un buon dattilografo, per cui sì. Fate voi, insomma. E per 5 ore, figurati se immediato io posso anche riassumere tutto il pensiero in 3 parole, ma cioè, non posso dirgli a uno un artista di cazzo, cioè, porta pazienza Francesco, cioè, non si può fare, non si può, non è educato. Ma lo strumento poi della mailing list, infatti io invito anche gli ascoltatori della trasmissione che hanno accesso a internet, di iscriversi alla mailing list, proprio perché la mailing list permette di partecipare a un dibattito in maniera diretta, cioè nel senso che permette, diciamo, quella doppia direzione con tutti gli altri, cioè uno può interagire con gli altri in quanto poi ha anche la possibilità di meditare come fa Claudio, cioè scrive per 5 euro un testo, poi lo manda alla mailing list e tutti gli iscritti della mailing list lo ricevono, e chi vuole può anche avviare un dibattito su quello che lui dice, su quello che afferma. Per questo è importante per noi il concetto proprio di interagire anche tra gli altri ascoltatori tramite la mailing list, proprio perché è uno strumento che permette a tutti di partecipare e di allargare anche le capacità, perché logicamente sono tematiche che vengono portate avanti o vengono dibattute, insomma. Va bene. Io do l'indirizzo della mailing list così, ne abbiamo fatto fino adesso, che era http://paganesimo.listbot.com. Chi vuole vedere tutti gli archivi, tutti i messaggi precedenti, i messaggi sono pubblici, poi se uno si prenderà la briga di andarsi a vedere l'archivio, perché sulla pagina della mailing list c'è l'archivio, e si può leggere tutti i messaggi, se li si vuole scaricare se li scarica, se li vuole stampare se li stampa, e di conseguenza se uno si vuole intromettere nel dibattito, non è tagliato fuori, perché cosa avete detto prima, uno con un po' di pazienza si legge tutti quanti i messaggi e può intervenire con conoscenza di causa, con cosa si è parlato prima, di cosa si è dibattuto sull'argomento. Sì, comunque tenete presente che sta diventando una roba abbastanza grossa per il lavoro. Cioè, ti ripeto, io sono un buon dattilografo, io riesco a buttare giù in pomeriggio se l'argomento non è partito tipo quello di Esiodo, qualcosa come 20.000 caratteri, e che vuol dire un piccolo testo in pratica. Cioè, per cui, fra il 12° libro... Beh, no, ma scusa, credo essere indietro a fare il 13° veramente, cioè ormai, anche perché dopo vai avanti a valanga, capito? Sì, sì. Cioè, man mano che poi gli argomenti ti vengono, cioè non è che aggiungi moltissimi concetti, però li presenti in veste nuova continuamente. Sì, ma anche perché nuovi concetti vanno ampliati, cioè nel senso che alcuni concetti che uno va solo a enunciare o va soltanto a elencare o a tirare fuori, poi si accorge che hanno uno spessore, certo, che vanno un attimino potenziati, anche perché hanno degli sviluppi che al momento dell'enunciazione forse non ti sembra molto, ma man mano che tu vai avanti cominci a svilupparli, certo, cioè diventano anche importanti. Bene Francesco, allora Francesco è arrivato, avete sentito Francesco è arrivato? Beh, io su, ero già arrivato puntuale, ero già arrivato, ma altri impegni con altre persone. Bene Francesco, allora io ho finito il mobbing, io ho terminato tutto quanto, adesso abbiamo parlato adesso qua il main list, stasera allora farò contro la reincarnazione, il pezzo che trovereste sulla main list se vi iscrivereste, invece se non vi iscrivete ve lo farò stasera così evito. No, ma non serve iscriversi alla main list per vederlo, Ah no? Perché tutti, cioè tu non ripeti, tutti i messaggi della mailing list, al contrario delle altre mailing list, sono pubblici. Cioè praticamente sono già un'altra forma di sito, cioè nel senso che se uno dice, ma di cosa parlate?
certe mail list dicono fa l'archivio messaggi è riservato agli iscritti. Il nostro archivio messaggi è pubblico, qualsiasi persona senza anche registrarsi la mailing list può andarsi a vedere i messaggi e leggerseli senza doversi registrare. Perciò è, diciamo, un'altra forma di sito o di trasmissione che va avanti a sé stante. Cioè, tutti i messaggi sono, dal primo all'ultimo messaggio che ci sono stati scambiati sulla mailing list, sono pubblici, sono a disposizione di tutti. Perciò fra 3 mesi uno dirà cosa ha detto Claudio sulla reincarnazione, potrà andare sul sito della mailing list e cercarsi e dire, il messaggio. Claudio dice delle cose, una parte dice delle cose, l'altra parte dice delle altre cose. Che furbo che sono. Va bene. Andiamo avanti con cosa? Posso cambiare argomento? Sì, ecco. L'8 per 1000. Già ti sei nato 8 per 1000, ma tu puoi dire all'infinito, no, è un argomento fondamentale, vai. Io, ecco, voglio soltanto partire e fare un collegamento con alcune situazioni. Ecco, avvicinandosi alla dichiarazione dei redditi, io invito, e noi invitiamo tutti quanti gli ascoltatori, a non sottoscrivere una lira per le chiese cattoliche, soprattutto per tutte le chiese cristiane, musulmane, ebree, buddiste che possono esistere, cioè tutte le chiese che hanno un riconoscimento in base a una gerarchia, che penso di tenere una verità, per noi sono pericolose e di conseguenza firmate per lo Stato. Purtroppo quella che si prende la fetta più grossa in Italia è la Chiesa Cattolica, quella che è più pericolosa in Italia è la Chiesa Cattolica, di conseguenza la nostra campagna Insegno in Italia dobbiamo farlo principalmente contro chi rappresenta il terrorismo e la criminalità del Cristo. A proposito, ieri mattina su Rai 3, sul televideo che fanno delle notizie laterali, c'era la notizia di un vescovo cattolico del Ruanda a cui è stata chiesta la pena di morte.